In cucina con Mescalito. In cucina con Mescalito. Buongiorno a tutti, realizzeremo una ricetta molto semplice, vegetariana anzi vegana come la precedente e anche veloce. Patè, anzi sugo di pomodori secchi, basilico e mandorle. Il primo step è prendere dei pomodori secchi e metterli ad ammollare almeno mezz'ora in una bacinella di acqua tiepida. Adesso facciamo un bel effetto anni 80 di orologio di mezz'ora che va avanti. È arrivato il basilico fresco, adoro anche il basilico fresco, è uno degli odori più corroboranti che io conosca. Basilico fresco, mandorle pelate e tritate col coltello grossolanamente, uno spicchio di aglio senza anima già un po' tagliato, assieme ai nostri pomodori secchi che adesso andremo a strizzare e tagliare a pezzi grossolani, metteremo tutto quanto in questo frullatore e poi dimenticavo di annoverare l'olio extravergine d'oliva dei fratelli Pozzo di Cisano sul Neva, provincia di Savona, come ingrediente fondamentale che mi ero dimenticato. Adesso procediamo a una fase molto molto importante per evitare una gastroenterite: lavare benissimo il basilico dalla terra, perché se per caso vi mangiate qualche parassita, poi sì che sono guai. Mi ero dimenticato la nepi, nome affettuoso per la nepitella o mentuccia romana, non molta perché sennò l'odore è invasivo, ma un 4-5 foglie assieme a questa quantità di basilico, più o meno, volendo anche di più se vi piace, sono l'ideale per conferire un aroma molto fresco alla vostra ricetta. Inseriamo tutto nel frullatore, che poi io lo chiamo frullatore ma è in realtà un moulinex con le lame affilatissime, perché per tagliare soprattutto le mandorle non basta un frullatore, ci vuole più un tritacarne, per capirci. L'ideale sarebbe utilizzare il flessibile. Aglio, basilico. Adesso mettiamo un bel po' di olio perché, oltre a dare la giusta fluidità, serve per far funzionare bene lo sminuzzatore, perché sennò c'è il rischio che si areni e non è bello. Siamo pronti al frulling? Hai messo la... la spina? No, la menta. Sì, ho messo la menta che... Siamo pronti? Sì, siamo pronti. Pronti a frullare? Sì. Ah, un accorgimento importante: non mettere mai le dita dentro quando va, perché sennò le dita... Molto importante schiacciare giù le cose in modo che frulli in maniera uniforme, perché tende a frullare solo le cose che sono all'altezza delle lame. Questa è la crema e va comunque ulteriormente diluita con l'olio perché è molto salata.